Dopo pochi giorni che sono comparse le prime crepe nel ter sul terreno dell'autoparco a ridosso del cimitero, siamo venuti a sentire quali sono gli interventi geologici che sono stati apportati per garantire la sicurezza. Allora, l'autoparco circa un anno fa è stato fatto un intervento di consolidamento mediante una paratia di pali perché c'erano dei muretti che erano, erano andati giù, c'era una situazione di pericolo. Quindi è stata fatta questa paratia però il piazzale dell'autoparco è formato da materiale di riporto di vecchio, con perdite, con afflussi di acqua accertati anche da parte dell'ACA quando stavamo facendo i sondaggi l'anno scorso, e quindi la pavimentazione attorno alla struttura dell'autoparco si è abbassata e continua ad abbassarsi non escludo che una piccola parte possa essere imputata a un rilassamento del terreno per le opere che si stanno facendo in modo sottostante però questo adesso lo stiamo monitorando attraverso un sistema una stazione totale GPS mediante rilievi con un drone ad altissima precisione la struttura dell'autoparco mi sento di poter rassicurare tutti che non ha alcun problema, i problemi sono nella pavimentazione sia interna che esterna, dovuti in gran parte anche a fenomeni, fenomeni dovuti a innescati dalla siccità, che quest'anno è stata in un modo eccezionale. Tra l'altro, abbiamo accertato che la struttura del, dell'autoparco è fondata anche su pali, e questa è un'ulteriore conferma della stabilità della struttura. C'è da tranquillizzare i cittadini? Assolutamente sì, per quanto riguarda la struttura dell'autoparco e anche per quanto riguarda il piazzale. Il piazzale si sta abbassando, però è stata protetta attualmente da una paratia a valle che attualmente non si vede ancora, ma si vedrà quando saranno finiti i lavori i sottostanti. Cosa occorrerà fare a questo punto per garantire la fruibilità della struttura? Dal punto di vista tecnico, a mio avviso, si tratterebbe di rifare tutta la pavimentazione interna ed esterna. Quindi stiamo parlando non di questioni strutturali, ma stiamo parlando di questioni come dire, di, manutenzione. di manutenzione, accessorie, insomma, e questo è il problema.